quanto io non ho ancora letto, e lo farò ovviamente, la consulenza. Le indagini preliminari servono per ricostruire le vicende e poi i processi servono per accertare le responsabilità. Io, come ho detto sin dal primo momento, si è trattato di una tragedia inaccettabile e se dovessero essere individuate le responsabilità, ovviamente individuali, poi anche il Comune ovviamente agirà di conseguenza. Quindi lasciamo alla magistratura il compito di accertare fatti che non sono facili, le attività dei consulenti non sono vangelo, c'è il pubblico ministero che dovrà concludere le indagini e poi i processi che dovranno individuare le responsabilità. Noi come sempre siamo sempre molto attivi anche nei procedimenti penali quando si tratta di difendere la città e difendere i cittadini che possono aver subito anche danni, come in questo caso incredibili e gravissimi, inaccettabili, e quindi, come dire, seguiamo passo passo questa vicenda con serenità e con il giusto rigore e determinazione. Per evitare che si ripetano però problemi e monumenti, c'è un piano di manutenzione straordinaria? C'è una magari un'idea nuova per rendere i nostri monumenti più protetti? Questa domanda, che è giusta, mi farebbe piacere se voi la rivolgesse soprattutto al Governo e al Presidente del Consiglio, perché quando noi protestiamo vibratamente e non sempre abbiamo il giusto spazio che sottolinei la giustezza delle nostre proteste contro i tagli, significa proprio che questi tagli, le politiche di opere pubbliche sbagliate e invece le non opzioni per altre cose rilevanti, sono anche causa del dissesto delle strade, del dissesto dei monumenti, del dissesto idrogeologico. Il Paese deve decidere dove vuole mettere le risorse. Se vogliamo avere manutenzione delle strade efficace, manutenzione dei monumenti efficace, ma non solo dei monumenti, anche di tutti gli edifici pubblici, di tutte le scuole del nostro Paese, bisogna dare risorse economiche. Risorse economiche non ci sono. Con quelle che ci sono cerchiamo di fare il massimo e laddove non riusciamo, come non riusciamo con le risorse che abbiamo, ci affidiamo in alcuni casi anche a una partnership che diventa sempre più efficace tra risorse pubbliche e risorse private, come stiamo cercando di fare anche nei monumenti delle nostre città. Purtroppo la coperta è cortissima, ecco perché noi siamo preoccupati, non siamo solo arrabbiati, io sono molto preoccupato perché le tragedie come quelle di Ostuni, le tragedie come quelle che accadono nel nostro paese, quando andiamo a contare certe volte i morti per alberi che cadono, per montagne che franano, per fiumi che sono il frutto in alcuni casi di fatti imprevedibili, come dire, fatti solamente naturali, ma in altri casi perché o c'è stato l'uomo che ha sbagliato o perché per troppi anni non si sono messe le risorse economiche che servono, perché mettere in sicurezza il paese significa avere risorse economiche, questo è un dato incontrovertibile. E noi sindaci che siamo in prima linea, anche quando sono fatti che non competono alla nostra responsabilità, lo sottolineiamo e chiediamo con forza che il governo non si giri dall'altra parte e che individui con chiarezza le priorità. A mio avviso la priorità è mettere in sicurezza il paese, in tutti i suoi comparti, strade, dissesto idrogeologico, scuole, edifici. Noi da parte nostra cerchiamo di fare il massimo e di migliorarci sempre, potendo lavorare di più in rete con tutti i soggetti che vivono nel nostro territorio.